Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Negli ultimi giorni c'è stato un gran parlare a proposito di un possibile seguito di Super Mario Odyssey che a quanto pare, secondo molte testate del settore, sarebbe stato confermato da Kenta Motokura, director del primo capitolo. Il seguito del capolavoro uscito nel 2017, forse l'apice dei platform in tre dimensioni con protagonista Mario, è ovviamente atteso da tutta la fanbase e una notizia del genere non può che suscitare un grandissimo entusiasmo. Purtroppo, dopo aver letto con attenzione l'articolo originale apparso sul The Washington Post, non penso si possa trovare alcun indizio concreto sulla possibile uscita di un Super Mario Odyssey 2. Prima di spiegarvi il perché, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! L'articolo pubblicato sul The Washington Post è un'intervista pensata per celebrare il 35esimo anniversario di Super Mario. Nel ripercorrere la storia di questa icona del videogioco sono riportate le esperienze di quattro figure chiave che nel corso degli anni hanno contribuito alla creazione della serie. C'è ovviamente il papà Shigeru Miyamoto, il suo braccio destro Takashi Tezuka e altre due personalità del calibro di Yoshiaki Koizumi e Kenta Motokura. Vi consiglio vivamente di leggere tutto l'articolo perché è una bellissima retrospettiva sull'evoluzione videoludica del platform di Mario, dall'invenzione al perfezionamento del side-scroller in due dimensioni fino alla rivoluzione del 3D con Super Mario 64. Tutti e quattro gli sviluppatori ricordano alcuni dei momenti più significativi all'interno della loro carriera e di come il loro approccio al game design, una vera e propria filosofia del gaming, abbia permeato le avventure dell'idraulico italiano. L'attenzione di tutti però sembra essersi concentrata esclusivamente sulle parole di Motokura, in parte decontestualizzandole. Molti avrebbero visto nelle parole del director una conferma sullo sviluppo di Super Mario Odyssey 2, ma non è esattamente così. Questa è una traduzione più o meno letterale di quanto affermato da Motokura. Abbiamo aggiunto funzionalità e abilità in Super Mario Odyssey che funzionano con lo stile sandbox. Abbiamo implementato nuove azioni di base che richiedono l'utilizzo del cappello e anche azioni più complesse utilizzando la sua abilità di cattura. Siamo continuamente al lavoro nel creare un Mario che diventi un'estensione del giocatore, mentre scogitiamo nuove azioni e miglioriamo l'interattività con il mondo di gioco. Credo che sia molto probabile che continueremo a vedere nuovi tipi di azioni per Mario nel futuro. A me sembra chiaro che piuttosto che confermare l'evoluzione dei concept proposti all'interno di Odyssey, il director stia proprio affermando che le abilità di Mario sono strutturate in base al particolare contesto di gioco e per quanto esista una continuità tra i vari episodi della serie, ogni capitolo è un'interpretazione completamente diversa del concetto di platform. Le abilità di Cappy avevano senso all'interno del particolare contesto di sandbox a progressione lineare di Odyssey, ma non è detto che siano ancora necessarie nel prossimo capitolo in 3D. Una volta scelto il tema del level design e della struttura di gioco, abilità e azioni sono costruite funzionalmente per garantire una navigazione naturale ed intuitiva all'interno dei livelli. Non c'è quindi nessun riferimento esplicito a Odyssey 2, piuttosto alla filosofia che permea tutti i giochi della serie. Anche il prossimo Mario in 3D sarà a suo modo rivoluzionario e non è detto che conservi la stessa impostazione del suo predecessore. Va ricordato inoltre che l'unico Super Mario in 3D ad aver ricevuto un seguito diretto è stato Galaxy, con il secondo capitolo arrivato circa 3 anni dopo la sua pubblicazione. Ma nel caso dell'epopea spaziale di Mario si trattava di un secondo episodio nato dalla volontà di esplorare alcuni concept di gioco scartati durante lo sviluppo, una sorta di espansione nata quasi per caso. Come afferma Motokura, Nintendo sarà al lavoro su concept inediti e su come riadattare la formula di Mario a nuovi contesti. E non credo ci sia troppa fretta nel pubblicare un nuovo gioco. Il 2021 sarà monopolizzato dal 35esimo anniversario di The Legend of Zelda e probabilmente dall'uscita di Breath of the Wild 2, mentre l'uscita annuale di Mario sarà garantita tramite la riproposizione di Super Mario 3D World e Bowser's Fury. Mentre ha senso continuare a sfruttare un nome epocale come quello di Breath of the Wild, che si espanderà a tutti gli effetti in una trilogia in grado di abbracciare un'ampia narrativa, il brand di Odyssey può rimanere unico nel suo genere, così come è accaduto per i grandi capolavori del passato. E per finire, credo che a questo punto un nuovo Mario 3D possa diventare un ottimo titolo di transizione verso la next gen di Nintendo, che potrebbe affacciarsi sul mercato tra il 2022 e il 2023.
è dimostrato quanto la presenza all'interno della lineup di lancio di una console di un brand come quello di Mario o di Zelda sia determinante nel garantire un debutto esplosivo, e sarebbe quasi uno spreco confinare un nuovo platform esclusivamente su Switch. Sì, insomma, mi aspetto che un Mario nuovo di zecca sia un'esperienza unica e non derivativa, ma soprattutto che sia un titolo cross-generazionale, proprio come accadde per Breath of the Wild nel passaggio da Wii U a Switch. E voi, poracci, cosa ne pensate? Vedremo un nuovo Super Mario in 3D a breve? Preferireste un Odyssey 2 o un nuovo capitolo a tutti gli effetti? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, prima di salutarci, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Mario, Michele Odyssey, ciao!